Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Inheritance of Crimson Manor, l'eredità del maniero Cremisi. Allora, dopo aver lavorato per più di 10 anni come assistente privato alla stazione Magnate Enigmatica Adley Strano, e sarebbe Adley Strange, tradotto un po' ad cazzo ogni tanto, e poi il resto è fatto abbastanza bene, la notizia della sua morte, in sintesi cosa succede? Noi lavoriamo per 10 anni a casa di questo scrittore, e poi lui muore improvvisamente in un incidente. E siamo stati nominati esecutori testamentario di adempiere la sua ultima volontà o occuparsi del suo maestoso maniere, una proprietà di lusso, insomma. Arriviamo a una serie di criptiche istruzioni che potrebbero farci cambiare idea su chi fosse veramente il nostro ex datore di lavoro. E quindi, in sintesi, cominciamo saltando l'intro, perché un morto, un maniero e un testamento è un'idea trita e ritrita, però può essere interessante, perché io l'ho già provicchiato un pochino. Con la O vediamo l'obiettivo, con la H abbiamo una, diciamo, un suggerimento. Graficamente è carino, nulla di miracoloso, si può aprire di tutto qui dentro, veramente. Vedete che adesso c'è anche adesso niente di insolito. Qua possiamo andare a prendere questa maniglia, possiamo vederla, cioè poi non è dettagliatissima, però insomma l'abbiamo lì. E abbiamo anche un foglio che, premendo E, viene tradotto. Su espressa istruzione del defunto, sei l'unica persona autorizzata. Cioè, ma perché devi metterlo in un tavolo, in un armadio qua all'ingresso? Siamo gli unici autorizzati a entrare nel suo ufficio e dare la prima lettura del suo testamento. Ti preghiamo di farlo il prima possibile al fine di individuare gli eredi e procedere con il corrispondente processo testamentario. Una delle maniglie è stata danneggiata durante la mia visita, aggiungi l'elenco delle riparazioni in sospeso, va bene, perfetto. Riponiamo, qua vedete che ci sono anche questi oggetti che poi magari ci danno qualche indizio. Questo è fatto molto bene, indica mezzogiorno e un quarto, lo rimettiamo via. A me sembra di aver già portato giochi del genere esattamente identici a questo, e questo è un po', non so dirvi il prezzo perché lo sto provando il giorno prima dell'uscita, ma il gioco dal mio punto di vista può essere interessante per chi cerca un passatempo, perché cerca qualcosa per far allenare la mente. Abbiamo tragedia nel Tamigi. Tutti i membri della famiglia Strange, tradotto come strano, quindi probabilmente è stato usato anche un traduttore automatico. In questo caso no, ma prima sì. Le ragioni dell'incidente sono sconosciute. In sintesi, muoiono tutti in questo incidente. Ora, apriamo. Qua è addirittura in spagnolo, però va bene. Apriamo questa, l'equipaggiamo e la montiamo. È il classico gioco dove all'inizio non sappiamo cosa fare, all'inizio abbiamo tutto davanti a noi, ma poi man mano troviamo la chiave che apre quello, la soluzione all'enigma che apre quell'altro. Insomma, qua abbiamo trovato la mappa con tutti i piani, dalla locale caldaia al primo piano, al secondo piano e l'attico, e abbiamo, vabbè, la possibilità di esaminare oggetti, che questo è tabacco da pipa, e abbiamo anche una foto. Un eliografo su carta, la prima volta che ne vedo uno, non so cosa sia. Nicola Strange, circa 1883. Ok, qua abbiamo la pipa, c'è una cura veramente ottima. In questo caso possiamo andare a dare un'occhiata alle varie cose che si trovano in giro. Cassaforte dal design molto particolare, cioè è pieno di roba che... con cui possiamo interagire e che siamo certi daranno sbocco poi a un enigma. Qua è chiuso, c'è un rilievo di leone nella serratura, infatti non perderemo troppo tempo in questo video, andiamo più o meno a vedere quello che è. Premendo H abbiamo una soluzione, esplorare il vestibolo E dell'ala e l'ala est, quindi in sintesi possiamo andare di qua, ma lo sapevo già. Però vedete che andando di qua andiamo verso la sala giochi, ma vabbè. Qua molto molto carino, cioè bella la musica, bella l'atmosfera. Eccolo lo studio. Qua possiamo vedere una mappa, bellissima mappa del mondo per la pianificazione del percorso marittimo. Abbiamo lo sguardo di questo vecchio, sembra nascondere qualcosa. E poi abbiamo un sacco di altre cose. Possiamo esaminare i sigari, possiamo vedere un baule. All'interno c'è... questa è la vedova scarlatta.
troviamo una serie di libri che non so cosa servono, ma ce ne sono tanti da trovare in giro per la casa. Qua abbiamo un sacco di cassetti qua chiuso, ovviamente qua ci sarà sicuramente il testamento, possiamo andare a vedere, in alcuni casi esce il punto di domanda, la lente di ingrandimento, possiamo andare a vedere, ma direi che questo non è assolutamente nulla di importante. Questo è un altro. Oh, un timbro qua. C'era con l'araldica di famiglia. Ok. Poi, qua ci sono foglie, qua non c'è niente. No, è tutto chiuso. Tra l'altro, qua abbiamo, penso sia un altro enigma anche questo, perché possiamo muoverci. Ma onestamente non trovo nulla. Però si parlava di sigari, insomma, quindi magari poteva esserci qualcosa, ma sicuramente avremo modo poi di andare a darci un'occhiata. Qua abbiamo un'altra cosa. Andata al calzolaio per comprargli delle scarpe, ma quando è tornata stava leggendo le notizie. Il cane, va bene, questo. Si apre veramente, veramente tutto. Non ci sono cose che non si aprono, sono finte. Cioè, si apre tutto quello che si può aprire in questo gioco. Qua c'è un'altra cosa con un'altra combinazione. Insomma, di mistero ce n'è. È un po', lo definirei quasi un The Room, ma dove si cammina. Adesso qua mi pare per puro caso ho trovato questa foto con una scritta. Quando sei aperto a guardare i problemi da una nuova prospettiva, anche le situazioni più oscure diventano improvvisamente chiare. E c'è una foto di una biblioteca e una chiave. Chiave da scrivania. Questa sarà sicuramente la chiave del testamento. Ora premiamo I, equipaggiamo la chiave con questo. Apre. Insieme al testamento c'è una nota che recita: i giocattoli dei bambini sono la chiave del vecchio lotto. Forse in alcuni casi potrebbe essere anche necessario giocarselo in inglese per sicurezza. Abbiamo una chiave di bottaio con un po' di bottaio. Penso sia di terracotta, voglio dire. Potrebbe essere una traduzione fatta così: forma di treno. Insomma, vabbè. Equipaggia? No, non equipaggia. Vabbè, intanto qua abbiamo un'altra cosa, non funziona qui. Devi porre attenzione ai bambini, a volte trovano modi molto insoliti per dirci cose chiave. A, R, A, E. R, R, A, E. Vediamo un po'. R, R, A, E. No, R, A, E. No. Sto sbagliando qualcosa? R, R, A, E, E. Ah, ok. R, R, A, sarà da capire. Ma intanto io vorrei andare a vedere la biblioteca, dove dovrebbe esserci un altro. Interessante, guardate che bella, cioè non si può negare che non sia fatto bene. Qua abbiamo un altro istinto criminale, sempre la collana, il macellaio di Oxford Street. Ok, qua abbiamo niente, serve un'alimentazione. Cioè, c'è una cura meravigliosa. E qua si può fare un altro minigioco perché si possono selezionare i vari libri, quindi ci sarà sicuramente un gioco anche qui. Cioè, praticamente è un The Room all'ennesima potenza. Cioè, io poi ho ironizzato inizio video dicendo testamento, casa, solita roba. È vero, non possiamo negarlo, la casa è sempre un elemento horror, è un elemento di mistero e soprattutto dell'eredità, insomma, il testamento esplora di qui di là. Però ha il suo perché. Adesso, qua, questo è il primo gioco che ho risolto. Ma non, onestamente non me lo ricordo, quindi
potremmo pensare di mettere, vedete, spostare i libri. Questo qui, no. Questo qui. E invertire questi due, no. Vedete, questo è giusto, perché c'è tutto il... per bambini qua, no. Eccolo qua. Abbiamo trovato questo, che è un cilindro fonografico, un cilindro di cera utilizzato per registrare e riprodurre musiche e suoni su un fonografo. Perfetto. E poi abbiamo trovato anche questo. Apprezzare la buona arte, la buona letteratura, la buona musica ti apriranno molte porte. Questo è un mistero. Praticamente ci ha lasciato tutta questa serie di messaggi scritti in modo da indirizzarci e scoprire la verità su quest'uomo presso cui abbiamo lavorato. Ovviamente non avendo mai parlato con lui, non avendo mai visto scene a parte l'introduzione, non abbiamo quella componente, diciamo, di... come si viveva in Payne's Creek Killings, dove comunque leggendo 1000 documenti si scopriva la storia di tutti ed entravano un po' nella nostra vita. Qui è un pochino più complicato, perché iniziano proprio parlando di questo signore, io lavoravo per questo, ma chi è alla fine? Non lo conosciamo. Allora, siamo arrivati, porta chiusa, sala da ballo, no, andiamo in sala dei bambini adesso, perché potrebbe essere interessante... L'ufficio l'abbiamo già visto. Oddio, quella della macchina per scrivere è una cosa che vorrei risolvere, ma vabbè. No, andiamo di qua, se si apre. È chiusa dall'altra parte, quindi dobbiamo passare da un'altra parte. Bisogna premere una volta sola per poter entrare, ma non ci entriamo in fretta, quindi ok. Allora, la stanza dei bambini dovrebbe essere di qua. Però credo sia chiusa, perché questa porta qui era chiusa. Mannaggia, vediamo un attimo. La chiave con il portachiavi del trenino un po' infantile, potrei usarla per aprire la porta della cameretta del piccolo Nicholas. Ok, le soluzioni sono un problema, perché potrebbe favorirci troppo nell'andare avanti. Comunque, premiamo questa, l'equipaggio, vediamo se la apre. Non si adatta alla serratura. Lo so, ma non ho la stanza della musica. Ok, andiamo di là, perché adesso abbiamo anche il disco, diciamo, da ascoltare. La stanza della porta dell'ovest è chiusa. Abbiamo una cassaforte dal design molto particolare. No. Dobbiamo cercare di capire cosa apre quella chiave. Magari, non lo so, questa porta qui, ma non credo, perché equipaggio e uso non funziona qui, infatti. Bisogna prestare attenzione a ogni particolare. Ecco, infatti, qui diceva di dare l'importanza. Vedete, a dare un'occhiata qua. Osservando giù, ci dava questa prospettiva. Un po' particolare. Forse di là. Sì, perché la... però non riesco a capire che cosa volesse dire con questo. Però in sintesi siamo più o meno un vicolo cieco, perché dovremmo metterci a dare un'occhiata a tutti questi libri qui, magari, ma... c'è anche un... no, questo l'abbiamo visto. Un fuoco da poter accendere. Qua gli manca la lancetta dei minuti, cioè sono un sacco di cose. Poi la casa di per sé non è enorme, anche se vista così lo sembra. Però non mi dà l'idea di essere una cosa veramente grossa, enorme, insormontabile. Allora, diamo un'occhiata ancora qua. Ci sono da aprire anche questi. Ok, un paziente da Ryan Thomas fu ricoverato in questo istituto di salute mentale dalle 9 del 14 marzo del 1893, è stato congedato dal maniero della famiglia Strange, dove ha presentato
comportamenti violenti, deliri di persecuzione e mania compulsiva. Le sue affermazioni sugli esperimenti illegali sotterranei all'interno del maniero sono state classificate come allucinazioni, quindi la paziente numero 17 sarà ricoverata. Ok, quindi sosteneva, abbiamo già una info, sosteneva che il nostro datore di lavoro facesse esperimenti illegali nel sotterraneo. Ok, questa è già una cosa interessante. Si può provare a salire e vedere se troviamo qualcosa. Siamo camera familiare, camera letto master. No, voglio vedere la serratura. Ricordo uno stemma. No, ok. Qua abbiamo. Ha preso un piatto pulito per procurargli della trippa, ma quando è tornata stava fumando la pipa. Va bene, la pipa. Oh, bella, anche gli effetti di luce fatti bene. Oh, qua si apre. Allora, vediamo un po'. Stanza doppia. Questa è una stanza. Però. Bagno, guardaroba. Camera familiare. Diamo un'occhiata. Ci sono sempre i cani come soggetto, i bambini. Ritagli di giornale, un calendario. Cara signorina Thomas, congratulazioni per la tua nuova posizione come governante del palazzo. Ah, era una governante quella che hanno rinchiuso. Capisco che farsi strada attraverso questa vecchia dimora possa all'inizio essere travolgente, quindi ho messo insieme questa lettera per aiutarti a orientarti. Questa è la chiave della sala da ballo. Ok. Questa è la chiave dell'ala ovest del palazzo, aria musica. Che è fatta così. E questa è la chiave di servizio usata per accedere alla zona di servizio. Da Jerome, che è il maggiordomo del palazzo. Ok, quella è un suggerimento. Qua sotto non c'è nulla, non ci sono ante. Questa è una sala d'arte. Questo dipinto è un forte odore di pittura. A quanto pare è stato ultimato di recente. E qua abbiamo. Ma vuoi vedere che. Ma dai. Bellissimo. Questo gioco qui l'ho sempre adorato. Ok. Adesso. Dobbiamo. No. No, dobbiamo superare sta cosa. No, 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 no. Sì, non è proprio realisticissima la fisica, quindi bisogna un attimino. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. E si è aperta la chiave. Questa è la chiave della sala da ballo. Perché le abbiamo riconosciute e ora ci escono i nomi. Qua abbiamo un altro articolo di giornale. Il mistero continua. Con più di 3 anni di indagini, i casi di persone scomparse non sono ancora stati risolti. Adley Strange, proprietario e fondatore della vicina compagnia ferroviaria, si rammarica degli eventi ed esprime la sua preoccupazione. Quindi lui era un proprietario di una ferrovia. Questa è la musica, la marcia nuziale. Questa, guarda il pianoforte scritto in partiture. Quindi non si può suonare il pianoforte. Questo è un altro dipinto a sangue. Lettera di rifiuto. Cara Miss Caterina, Royal Academy of Arts, siamo molto grati per l'interesse dei nostri aspiranti studenti, non sono di sue aspettative. Ok, va bene, c'è un gran rifiuto, ma questo foglio qui era qua dentro. Ho cliccato per sbaglio e mi è partito. Ok, ci sta. Caterina Strange. Ok, pian piano li stiamo conoscendo tutti. E sapete che anche se non c'entra nulla, mi sta un po' riportando su quelle atmosfere un po' di Payne's Creek Killings, devo dire.
guardaroba. Anche questo si apre. Ah, possiamo ruotare. No, ma c'è veramente troppa roba qua da fare. Chissà se questo sarà qualcosa o meno, non lo so. Però è veramente un collettore di room. Sembra che una delle gemelle avesse un corteggiatore. Ok. Sì, perché dal quadro si vedevano due ragazzine, quindi... Questo, è sbagliato, no. Devo mettermi lì un attimo. No, allora, 1, 2, 3, 4, no, 1, 2, 3, 4, 5, sembra Simon Says. E poi questo. Ok. E dentro abbiamo trovato una fiaschetta, no, cos'è che è? Un accendino a gas. Bene, abbiamo anche questo. Quindi, tecnicamente, adesso io torno giù. Nicholas, la porta è chiusa, anzi no. Prendiamo la chiave con il trenino. Usa. E possiamo aprire la camera di Nicholas. Che aveva... un bagno privato? Sì, ma... ma pensa a te. E questa è la camera. E non mi piace questa parola. Ogni volta che mio padre la urla ci fa prendere più medicine con un sapore strano che mi fa sentire strano. Soprattutto quella rossa più recente. Non voglio prenderla mai più. Eureka qua. Non so cosa sia successo, avrei dovuto guardarmi più in giro, però sono fissi così adesso. Quindi praticamente abbiamo dei colori che si abbinano. Sembra essere abbastanza grosso, interessante il gioco. E quindi io interrompo qui perché senz'altro bisognerà approfondirlo, bisognerà giocarlo seriamente. Ma il gioco, nonostante l'ironia iniziale sulla tematica, sulla tipologia, sembra essere davvero molto, molto, molto profondo. Il prezzo però, purtroppo non lo so. Dovesse costare sui 15 euro, assolutamente. Ma proprio, cioè, che bello. Mi è piaciuto, mi ha sorpreso, non me lo aspettavo. L'avevo già provicchiato, però ho detto, sarà la solita roba. Devo dire che è veramente fatto bene. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qua sotto nei commenti. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.